Ciao a tutte ragazze, questo è il nuovo video dove è il video dove i miei follower comandano la mia vita. Il primo sondaggio che è stato fatto su Instagram con cui inizierò questo video è se mi dovevo truccare con voi nel video o no. Avete detto di sì, 82%. Quindi ha vinto il sì e quindi mi truccherò con voi. Io già ho fatto le sopracciglia. Poi mi sono fatta lo shampoo, vabbè, non ho messo il sondaggio se volete i capelli ricci o lisci perché perdo troppo tempo per farli mossi. Iniziamo subito con truccarmi con voi. Vado a mettere questo fondotinta di Wycon che sto testando da tipo da 2 settimane. Non mi convince più di tanto, quindi lo voglio utilizzare appunto per vedere un po' com'è. Ed è il Liquid Velvet Foundation. Ok, la pelle è opacizzata. Questo qua è la colorazione NV20. Opacizza la pelle, però non è chissà cosa. Vi metto la Stories prima e poi iniziamo con il trucco. Ecco qua, vado ad iniziare. Devo posizionarmi meglio lo specchietto perché ho quello là piccolo perché i grandi li ho rotti, cioè si sono rotti e quindi sto usando questi qua piccoli. Allora, come coloranza mi piace, non è tanto pesante né tanto leggera come consistenza neanche, quindi non lo sentite sul viso, però non lo so, dura pochissimo, cioè dura poco in confronto a quelli là della Kiko, che poi vi farò vedere sempre perché voglio fare un video confronto tra questo e uno della Kiko. Penso che questo video qua uscirà la settimana prossima, il confronto dei due fondotinta. Fatemi sapere se vi piace questa cosa che voglio, questo video che voglio fare. E voglio metterveli a confronto tutta la giornata, cioè me le applico con voi, vi do i miei pareri e li metterò a confronto per tutta la giornata, come durata, come consistenza, diciamo, e vi farò vedere passo passo. È un video che voglio fare. Ho anche varie idee in testa, però ve le dirò man mano. Intanto, questo video qui dei followers comandano la mia vita, lo volevo fare già da tempo. Non ne voglio mettere tantissimo fondo. Non applico neanche il correttore perché non ho occhiaie oggi, stranamente, quindi ho dormito bene. Vado a fissare il tutto con la cipria da questa palettina qui della Makeup Revolution, che come vedete è ben scavata, quindi la finiamo di consumare, perché ho in mente di comprare quella lì di Kat Von D per il viso, quindi sto finendo questa qua perché io ho altre due di palette, ho altre due di queste palettine così fatte in questo modo, però una è sempre della Makeup Revolution e l'altra no. Una volta fissato il tutto vado a prendere con la cipria e ho preso questa qui tipo la banana powder. Poi vado a prendere un po' di terra e come vedete faccio un mix di questi qua con il buchetto. Io la vado ad utilizzare in questo modo.
Poi metto sempre un po' di illuminante, anche se io non lo utilizzo solo il sabato, anche tutti i giorni, e vado a prendere questo qui sempre dalla palettina di Makeup Revolution. E vado a metterlo con questo pennellone qui. Ecco qua, si vede l'effetto luminoso. A me piace l'effetto lampadina, quindi si deve vedere l'illuminante. Ora vado a mettere un po' di matita nera all'interno dell'occhio e utilizzo questa qui della Yves Rocher. Come vedete, ha un tratto abbastanza deciso. Non è un nero intensissimo come tipo lo dà la matita della Essence automatica, però dato che la devo finire, comunque ce l'ho da parecchio tempo, non a me non piace buttare make-up, e allora la sto utilizzando per terminarla. E vado a fare la stessa cosa dall'altro occhio. Ho messo la matita anche nella rima superiore e ora vado a mettere il mascara e vado ad utilizzare questo qui di Essence, il Lash Princess, che è diventato il mio mascara preferito ed è la seconda volta che lo ricompro, quindi ce lo termino e lo ricompro. Poi a breve anche il video su questo mascara più dettagliato. Però voglio prima fare dei video un po' diversi dal solito cliché che utilizzo io, dove vi recensisco il prodotto, cose così. Voglio fare un po' video diversi. Questa è una sola passata, vedete? È favoloso. Allora, questo è l'effetto con tre passate. E ora passiamo alle labbra, dove vado a mettere questa qui di Wycon, che è la 26. Torno subito. Allora, ecco qua, ho applicato questa tinta qui, che ora vedete è un po' più chiara, ma è un pochino, pochino, pochino più scura. Dopo, quando usciremo, ve la farò vedere meglio. Questo è il trucco. Vediamo il prossimo sondaggio qual era. Ragazze, avete scelto anche l'outfit, ora vi metto il sondaggio tra i due outfit e avete scelto questo qua. Appunto, voi avete scelto questo qui, le scarpe, ho messo queste qua della Superstar di Adidas, non ho messo neanche il sondaggio perché volevo mettere proprio queste, mentre avete scelto questo pantalone qui di jeans. Jeans fatto a leggings, diciamo, e questa maglietta qua nera con le strisce bianche, mentre l'altro era un jeans con le perle, poi avete visto già l'immagine voi. Ho fatto anche la piastra e ora dobbiamo vedere cosa avete deciso per pranzo e vi metterò anche il sondaggio per oggi pomeriggio, che fare, se uscire o restare a casa a guardare un film, quindi ora ve lo posto. Se usciamo, usciamo nel pomeriggio verso le 2:30, 3, in modo che andiamo sulla spiaggia, vado un po' sulla spiaggia a prendere un po' di sole perché poi devo lavorare per le 6, quindi per le 6 devo stare a casa perché devo lavorare. Questo è l'outfit, ci vediamo dopo. Ciao! Allora ragazze, nel sondaggio su cosa mangio hanno vinto le patatine al posto della pasta, quindi ora vi metto la foto del sondaggio e vado a mangiare le patatine. Ci vediamo dopo.
Vito, dove stai andando? Io sto con mio fratello, ragazze. Vedi, ora stai in. Oh, e non rispondi. Vedi? Saluta, saluta, sei in un mio video, Vito! Questo va su YouTube, non fare brutti gesti. Se ne sta andando pure il sole. Allora, Vitto, oggi abbiamo fatto uno shooting, giusto? Andate su Instagram, mi seguite come Aurora Montera 8970 e vedete tutte le foto che ci siamo fatti oggi. Aggiungativo. Vitto, italiano. Ce l'ho fatta io. Brava sorellina, batti cinque. A 20 anni, pagina creatura. Però che fa? Che ce ne frega se vivo una sola volta? Ci vediamo dopo. Ciao, mamma. Ragazze, sono tornata dalla passeggiatina che ho fatto con mio fratello. Avete visto tutto già? Ho lavorato, ho ripreso a fare il sondaggio perché ho detto stasera per cena salatini o frutta. Quindi voi state in questo momento state rispondendo. Vediamo un po' se riesco ad appoggiare il telefono da qualche parte. Viene storto perché c'ho la cover con le orecchie. Vabbè, vi ho fatto questo sondaggio, sto aspettando. Nel frattempo sto sentendo un po' di musica, ovviamente ve la faccio sentire un po' pure a voi. Il mio melodico. Mi è partita la cosa neomelodica stasera, quindi vi sorbirete anche parecchie storie se mi seguite su Instagram, quindi stasera andrò proprio come a che vi storie. E aspettiamo un po' questo sondaggio che dice. Ci vediamo dopo. Ragazze, io ho mangiato, vi ho fatto vedere. Io finisco qua questo video perché sono un po' stanca e voglio riposare. Anche se vi avviso, non sarà l'ultimo di questi video così, ne farò altri. Vedo di farne uno al mese, di questi video, i follower comandano la mia vita. Poi voglio rifare il video dove i follower comandano come mi devo truccare, quindi mi dicono come mi devo truccare. Io già ne ho fatto uno, quindi se andate a sbirciare nei video del canale troverete quello che ho fatto. Voglio rifare questo qua del make-up, dove i follower comandano il mio make-up, quindi state sintonizzate, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, seguitemi su Instagram, vi mando un bacio e a presto con le novità. Ciao!